striscia di Gaza. Questa è la casa della donna incinta e di sua figlia di 18 mesi appena uccise dai missili israeliani. A terra c'è il coniglio di peluche della piccola vittima innocente. Lui è un parente. Siamo rimasti sorpresi, afferma, perché nessun gruppo di resistenza ha sparato da questa casa e nessuno dei residenti qui è un militante. Sono tutte persone innocenti, civili e bambini innocenti. Ma secondo altre fonti sembra che con loro ci fosse un militante di Hamas, anche lui ucciso dal fuoco israeliano. Qui siamo invece nella regione di Eshkol, nello stato ebraico. Questa fattoria è stata colpita da un razzo palestinese. Danni materiali sì, ma nessuna vittima. È stata una notte di guerra in Terra Santa, con un'intensità che non si vedeva da anni. Circa 150 tra razzi e colpi di mortaio sono stati sparati, secondo l'esercito israeliano, verso il sud dello Stato ebraico, che ha risposto colpendo circa 140 postazioni nella striscia di Gaza. 25 razzi sono stati intercettati dal sistema di difesa antimissile Iron Dome. Il bilancio quindi è di 3 vittime e alcuni feriti, non si sa quanti fra i palestinesi, nessun morto e 11 feriti invece tra gli israeliani. Il nuovo conflitto è arrivato proprio mentre ONU ed Egitto lavorano ad un cessate il fuoco a lungo termine tra Israele e Hamas. Ed ora, secondo una fonte militare di Gerusalemme citata dalla stampa, l'esercito israeliano sarebbe vicino più che mai ad un'operazione su vasta scala a Gaza che rischia di incendiare tutto il Medio Oriente.